Facciamo un applauso perché 33 anni mettersi in gioco, ci conosciamo da tanti anni con Susanna e devo dirgli veramente in bocca al lupo perché te lo meriti e la Toscana e i toscani meriterebbero veramente una governatrice come te. In grande bocca al lupo, grazie Sonia. Buonasera, qui, eccolo, funziona. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. A questo punto, buonasera. Questo appuntamento è tutto al femminile, perché come vedete accanto a me c'è Susanna Ceccardi, che è un europarlamentare della Lega, già sindaco di Cascine in provincia di Pisa, ed è il candidato del centrodestra alla regione toscana, alla presidenza della regione toscana. Una signora giovanissima, una donna di soli 33 anni, e io insisto su questa età, sul fatto dell'età, perché se Susanna diventasse presidente della regione toscana sarebbe il governatore più giovane d'Italia. Susanna, questa, sì, 33 anni. Grazie. Susanna, questa ipotesi la affascina o la spaventa? Beh, innanzitutto grazie dell'invito qui a Milano a Cervia e grazie a tutti coloro che sono rimasti. Ormai si è fatto tardi, siamo andati un po' lunghi con l'orario, quindi grazie a quelli che sono rimasti per ascoltare quest'ultimo dibattito della festa. E mi sono cimentata in questa candidatura, ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa candidatura. E non mi spaventa affatto il fatto di essere una candidata giovane e che probabilmente, se gli elettori toscani lo vorranno, sarò la più giovane presidente di regione d'Italia. Ho fatto il sindaco a 29 anni, contro tutti i pronostici, in un comune che da 70 anni era governato dal centro-sinistra, e anche lì dissero... I miei avversari dissero: non vincerà mai perché è troppo giovane. Il sindaco che io ho sfidato disse: è una ragazzetta e quindi non potrà vincere contro questo sistema di potere, contro il Partito Democratico che da anni e da decenni governa questo comune. Poi la storia invece ha cambiato le cose e siamo pronti ancora una volta per cambiare e ribaltare tutti i pronostici che stanno facendo in Toscana. Ecco, lei appunto è giovanissima, però non è una matricola della politica, ha una lunga carriera già alle spalle, nonostante appunto i suoi soli 33 anni. Ecco, che cosa l'ha spinta a dare la scalata a una regione tradizionalmente rossa, una regione dove la sinistra è radicata da sempre? Io ho cominciato a interessarmi, a occuparmi di politica all'università, quando ho deciso di candidarmi nelle file dei movimenti studenteschi e per la rappresentanza studentesca. E poi mi sono avvicinata alla Lega da giovane, avevo 23 anni quando ho fatto per la prima volta il consigliere comunale della Lega nel mio comune all'opposizione, perché in quell'occasione sì, la sinistra vinse col 71% al primo turno. E mi sono avvicinata alla Lega in Toscana perché non sopportavo quella cappa oppressiva del sistema di potere di centrosinistra, che voleva impedire agli altri, anche all'università quando ho cominciato a fare politica, di dire come, di esprimere il pensiero. Avevo contro i collettivi studenteschi che durante le elezioni studentesche venivano a minacciarmi per impedire di esprimermi, per impedirmi addirittura di presentarmi alle elezioni. Però avevano fatto forse male i loro conti, perché quando si cerca di impedirmi qualcosa, quando si cerca di impedire anche di esprimermi e di esprimere il mio pensiero, lì tiro fuori la grinta e quindi poi non mi ferma nessuno. Onorevole Ceccardi, lei comunque è una bambina molto piccola, non ha nemmeno un anno. Come pensa di conciliare questi due impegni eventualmente in caso di elezione? Madre di una bimba di 10 mesi e presidente di una regione impegnativa come la Toscana, come pensa di fare?
Beh, chi ha figli sa che conciliare la vita e il lavoro con la famiglia è sempre difficile, ma questo non vale solo per le donne, ormai questo vale anche per tanti padri che sono impegnati nel doppio lavoro, nel lavoro vero e proprio e poi quello a casa. Io ho un compagno, Andrea, che si fa in quattro per aiutarmi e stare dietro anche alla nostra piccola di 10 mesi, e voglio citare in questo anche una parità dei sessi e una parità di genere che è raggiunta ed è dimostrata dal fatto che anche tanti padri devono conciliare la vita tra casa e lavoro. Ecco, questa è la parità, quando uomo e donna non solo hanno le stesse opportunità ma hanno anche le stesse difficoltà, purtroppo, a cui far fronte. Io ce la farò, come tante donne che conciliano quindi la vita familiare e il lavoro, grazie anche al contributo di Andrea e dei nonni che ci danno una mano. Senta, sua figlia si chiama Kinsica, un nome singolare con una forte valenza simbolica. Ci vuole spiegare perché l'ha chiamata così? Kinsica de Sismondi era un'eroina pisana dell'anno 1000, leggendaria, perché la leggenda di Pisa narra di questa eroina, che durante la notte si svegliò e si accorse di un'invasione dei pirati saraceni, dei pirati musulmani che stavano invadendo la città di Pisa. E allora svegliò tutti con i suoi concittadini, che riuscirono a far fronte all'attacco e respinsero l'invasione saracena musulmana e salvò la città di Pisa. Quindi Kinsica de Sismondi, Kinsica è un'eroina pisana ed è parte della nostra storia, della storia della Toscana e della storia della città di Pisa, che ha dato il nome poi anche a tante bambine che sono nate a Pisa, e ho deciso di chiamare mia figlia così. Lo trovo anche un nome bellissimo, mi è sempre piaciuto e ho sempre pensato che se avessi avuto una figlia l'avrei chiamata così. Allora, chiudiamo questa pagina familiare con ancora un tema, perché il fratello del nonno dell'onorevole Ceccardi è stato un partigiano. Non so quanti di voi sapevano questo aneddoto, questo particolare. Il fratello di suo nonno è stato un partigiano e come partigiano è stato tra l'altro ucciso dai fascisti. Onorevole Ceccardi, lei poche settimane fa ha spiegato che oggi 75 anni dopo, l'antifascismo non ha più senso. Sono le sue parole. Che cosa intendeva dire esattamente? Beh, in realtà io in un'intervista a Repubblica, più che così, ho detto che oggi è forse troppo semplice dirsi antifascisti, perché non si rischia niente. Era molto più difficile esserlo quando invece si rischiava la vita, come nel 44. Quindi forse aveva più senso esserlo nel 44, quando si rischiava qualcosa e quando si doveva difendere dei valori e dei diritti. Così oggi invece l'antifascismo è usato come una bandiera, spesso a sinistra, in maniera ideologica, però tanti di quelli che sventolano la bandiera dell'antifascismo, da Renzi a Rossi a tutti gli altri, a difendere un'idea rischiando la vita nel 44, ce li vorrei vedere. Tutto da dimostrare, diciamo. Oggi è troppo semplice, no? Senta, ma allora anche l'anticomunismo non ha più senso? Beh, vale lo stesso discorso. Sicuramente essere anticomunisti negli anni 30 sotto Stalin in Russia era più difficile che esserlo oggi. Quindi, io diciamo che sono post ideologica. Sono nata nel 1987 e non mi sento di appartenere alle ideologie del passato, né fascismo né comunismo. Io amo la libertà e in quanto amante della libertà rifuggo da quelle vecchie ideologie.
Ormai al tempo della globalizzazione tutte le politiche sembrano uguali. Ci può spiegare in che modo sarebbe diversa la sua politica di centrodestra rispetto a quella di centrosinistra che ancora oggi guida la regione toscana? Ecco, l'ideologia di centrosinistra del Partito Democratico in Regione Toscana e di Renzi affondano magari quando hanno da galvanizzare il proprio elettorato, sì, tirano fuori appunto la bandiera dell'antifascismo, alcune bandiere storiche del centrosinistra, ma in maniera totalmente di facciata. Mentre su alcuni temi veri, concreti, come sui temi sociali, hanno totalmente abbandonato l'elettorato di sinistra. Per esempio, sulle case popolari, l'80% delle case popolari in Toscana sono state costruite prima degli anni 80, cioè negli ultimi 40 anni in Toscana non c'è più stata attenzione all'edilizia residenziale pubblica, a quelli che sono alle persone, alla fascia dei cittadini più in difficoltà, che abita le periferie. La stessa questione della sicurezza nelle nostre città non è una questione di destra o di sinistra, è una questione sociale, perché va a penalizzare quelle fasce più deboli che devono contrastare questo fenomeno molto spesso da soli e sono totalmente abbandonati al degrado, allo spaccio, a vicini di casa che sono dediti alla delinquenza. Ecco, quindi anche la sicurezza è una questione che deve essere affrontata in termini sociali. Sicurezza, case popolari, d'accordo, ma il dramma di questi ultimi mesi è l'emergenza sanitaria con il coronavirus. Dunque, se lei venisse eletta, che cosa farebbe di diverso o di nuovo rispetto al governatore uscente Rossi? Intanto in Toscana abbiamo avuto una buona tenuta grazie al nostro personale medico-sanitario. Abbiamo avuto dei medici, dei dottori, degli infermieri, gli stessi volontari. Abbiamo un grande tessuto di volontariato in Toscana che ha fatto fronte all'emergenza con coraggio e abnegazione. Quindi intanto a loro dobbiamo il nostro più grande ringraziamento. Però molto spesso questo ringraziamento si è limitato alla pacca sulla spalla. Il premio che doveva essere dato ai medici, al personale medico-sanitario, intanto è stato prorogato e è arrivato in ritardo rispetto a giugno, quando lo aspettavano, e poi tassato del 52%, quindi molto spesso una pacca della spalla e non un vero e concreto ringraziamento. Io mi comporterei in maniera diversa, perché molti medici mi hanno contattata durante la fase del lockdown dicendomi: onorevole Susanna, qui non ci sono neanche dispositivi di protezione individuali per i medici che devono operare. Io ho preso e con delle donazioni spontanee ho portato le mascherine FP2 ad alcuni reparti che erano sprovvisti. Però non possiamo lasciare un compito così importante alla buona azione di volontariato e alla spontaneità di chi volontariamente dona delle mascherine. Lo stesso, alcuni medici sono stati sanzionati dei primari in Toscana perché hanno osato criticare il sistema sanitario e hanno osato dire che non gli venivano fatti i tamponi. Quindi l'ASL gli ha fatto delle sanzioni disciplinari perché hanno osato esprimere il loro pensiero. Io invece sarei improntata più alla libertà. Però, onorevole Ceccardi, in Toscana mi risulta che la regione distribuisca gratuitamente le mascherine a tutti i propri concittadini. Mi risulta che diano dei kit di 30 mascherine, una al giorno, a ciascun cittadino toscano. Quindi questo mi sembra un'iniziativa utile, encomiabile. Sì, la Toscana ha speso 25 milioni di euro al mese per dotare i toscani delle mascherine, però su questo ci sono luci ed ombre. Intanto su alcuni ordini, come i 200 ventilatori polmonari che la Toscana ha ordinato e ha pagato 7 milioni di euro e non sono mai arrivati, è stata aperta un'inchiesta.
Ugualmente sulle mascherine, magari qualcuno di voi lo avrà visto, dei servizi televisivi anche su Rete 4 e altri giornali come il TG2 e altri giornali, telegiornali nazionali, hanno fatto vedere come nella volontà di grande accaparramento numerico di queste mascherine in realtà si siano anche affidati dei subappalti a laboratori cinesi a Prato senza alcun presidio igienico-sanitario, con i topi che giravano per i laboratori. Quindi su questo, ecco, la magistratura sta facendo luce e noi aspettiamo. Ecco, su questo, per carità, se ne occuperà la magistratura e sarà la magistratura a fare chiarezza. Eventualmente poi non abbiamo la sua controparte a cui chiedere conto di questo, quindi lei sta facendo una denuncia di cose che sa lei, sarà poi la magistratura ad effettuare i dovuti controlli. Però, sempre parlando di emergenza coronavirus, secondo il centrodestra una parte di responsabilità dei nuovi focolai è da attribuire all'immigrazione illegale e incontrollata. La pensa anche lei così? Beh, sono i dati degli ultimi giorni, vedono che c'è un ritorno del virus, specialmente tra gli stranieri, tra coloro che stanno sbarcando, e quindi l'attenzione in questo deve essere doppia, perché abbiamo già bloccato il nostro paese per 74 giorni, abbiamo fatto chiudere le imprese per quei lunghi 74 giorni e non ci possiamo permettere un altro lockdown, quindi bisogna essere cauti, estremamente attenti e vigilare doppiamente su coloro che vogliono venire nel nostro paese, e in questo caso bisognerebbe fermare gli sbarchi che invece in maniera colpevole da parte di questo governo stanno assolutamente continuando e nessuno si sta impegnando per fermare l'immigrazione incontrollata. Onorevole Ceccardi, ipotizziamo che lei è diventata Presidente di Regione. Se il Governo le chiedesse di accogliere una parte di questi migranti sul suo territorio, lei cosa risponderebbe? Sul territorio toscano non esiste un CPR, un centro per il rimpatrio. I governi si sono succeduti, in particolare il governo Salvini chiese a Enrico Rossi di individuare la zona per il centro per il rimpatrio. Io credo che quello fosse un provvedimento giusto, perché per rimpatriare i clandestini sul territorio oggi le questure e i poliziotti devono fare centinaia di chilometri per portare i clandestini da rimpatriare nei CPR, nei CIE del sud Italia, quindi spendendo soldi con due pattuglie che si devono dare il cambio nella guida per il controllo di questi clandestini da rimpatriare. E quindi la istituzione, la creazione e l'individuazione di una zona in Toscana per il CPR credo aiuterebbe la polizia nelle operazioni di rimpatrio e anche i sindaci e i prefetti nelle operazioni di sicurezza. Altro tema cruciale, la ripresa economica, che è cruciale: economia, lavoro, sostegno di famiglie e imprese. Lei che cosa farebbe? Quali misure adotterebbe per rilanciare l'economia nella sua regione? Durante il lockdown, durante la fase di chiusura, i nostri consiglieri all'opposizione chiedevano alla Regione Toscana di riunirsi, di fare le sedute in presenza, di parlare e di mettere in campo proposte per quella che sarebbe stata la riapertura e auspicabile ripartenza, perché la ripartenza non è riapertura, sono due cose diverse. Molti hanno riaperto, ma non sono ripartiti. Quindi noi chiedevamo misure
di sostegno alle piccole e medie imprese che hanno dovuto continuare a pagare gli affitti, le tasse, ma non c'è stato verso, non si sono riuniti, non hanno voluto discutere le nostre proposte. Tant'è che mentre altre regioni, come il Veneto, che stanziava 110 milioni a fondo perduto per le imprese, il Piemonte stanziava 88 milioni a fondo perduto per le imprese, la Toscana niente. Hanno fatto soltanto un provvedimento da 5,6 milioni di euro per le imprese che assumevano a tempo indeterminato, e che è un provvedimento ideologico, perché con tutte le imprese con cui io ho parlato mi hanno detto: ma chi è che assume oggi a tempo indeterminato? Quelle che non hanno bisogno d'aiuto, perché nessuno con una crisi di questo tipo può permettersi di assumere a tempo indeterminato. Quindi al di là dei provvedimenti di stampo ideologico e veramente residuali e veramente insufficienti, io credo che dobbiamo mettere in campo adesso misure di sostegno alle piccole e medie imprese, perché in Toscana, secondo i dati Istat, di qui al 31 dicembre 2020 rischiano il posto 150.000 lavoratori, che è un decimo degli occupati. Quindi l'emergenza vera in Italia e in Toscana è il lavoro, ed evitare che chiudano le imprese, che licenzino persone, che licenzino lavoratori, è l'assoluta priorità. Quindi quindi nella fase emergenziale bisogna mettere in campo risorse adesso. La Toscana ha 700 milioni di euro di avanzo vincolato che devono essere svincolati per aiutare le imprese. Sul turismo, il turismo è una parte importante, una quota importante della regione. Sul turismo lei cosa farebbe? Beh, quando parlo di imprese chiaramente parlo anche di quelle turistiche, perché in Toscana le più colpite sono le imprese manifatturiere, quelle che esportano, e le imprese turistiche, soprattutto nelle città d'arte. Guardate, il turismo balneare tutto sommato sta, anche se con qualche difficoltà, con tante difficoltà, tenendo il colpo, perché ci sono tutte le seconde case e il turismo di prossimità che comunque va al mare, ma le città d'arte sono vuote. Firenze, Siena, Pisa sono veramente un deserto. Sono stata a Firenze l'altro giorno, a parte i 40 gradi all'ombra che fanno in questo periodo, ma non c'è un turista straniero. Purtroppo gli italiani non vanno a visitare molto le città d'arte, e quindi il piano shock di aiuti, di quei famosi 700 milioni di euro da svincolare per aiutare le imprese, andrebbe ad avvantaggiare anche quelle del settore turistico. Gli alberghi, i ristoranti chiedono di essere sgravati dalle tasse, dalla Tari, che è la tassa dei rifiuti che pesa tantissimo sulle imprese. Dobbiamo fare questo, ma subito, altrimenti morirà tutto un tessuto che poi non potremo risollevare. Onorevole Ceccardi, secondo un sondaggio recente che è stato riportato ieri e anche oggi da vari quotidiani, La Stampa, Il Tirreno e Il Resto del Carlino, anche insomma, vari giornali ne hanno parlato, lei sarebbe a un'incollatura, secondo i sondaggi, a un'incollatura dal suo concorrente. Il suo concorrente, che è Eugenio Giani, che ha il doppio, quasi il doppio dei suoi anni, perché ha 61 anni, come lei un po' maliziosamente ha ricordato in alcuni suoi passaggi. Come pensa di convincere questo elettorato di sinistra che il sorpasso è possibile, con uno sfidante comunque che per certi versi uno potrebbe dire è un politico di lungo corso, di un corso il doppio più lungo del suo? No, io non critico Eugenio Giani per l'età, perché anzi, alle persone che hanno un vissuto bisogna portare rispetto. Io sono stata educata così, e quindi c'è da portare rispetto innanzitutto all'avversario, ma anche alle persone più grandi. Si può sempre avere da imparare, soprattutto una donna giovane ha da imparare dalla sua esperienza, ma anche dagli altri. Ma io critico Eugenio Giani per il sistema di potere al quale lui appartiene. 50 anni di governo ininterrotto del centro-sinistra in Toscana hanno portato la nostra regione a un grande immobilismo, perché non ci sono le infrastrutture. Negli ultimi 10 anni di giunta di
Enrico Rossi non c'è una sola infrastruttura strategica che sia servita alla Toscana, non ne hanno realizzata neanche una. Sul piano dei rifiuti noi siamo totalmente indietro, non abbiamo i termovalorizzatori all'avanguardia, abbiamo la Tari, la tassa sui rifiuti la terza più alta d'Italia. Quindi lui appartiene a quel sistema di potere che ha promesso tanto, ha raccontato tanto, ma non ha fatto niente. Quindi io questo gli contesto a lui, non tanto di avere 60 anni, 61, quanti ne ha, perché ci sono persone degnissime di 61 anni, di 30, di 40, ma se hai 61 anni, 40 anni che fai politica, perché sono usciti ieri l'altro dei manifesti dove lui prometteva per esempio l'ampliamento dell'aeroporto di Firenze e non l'hanno realizzato, fai politica a 30 anni e non hai risolto niente, solamente tagliato i nastri, io ti contesto, contesto te e tutto il sistema di potere nulla facente che rappresenti. In sintesi, secondo lei, come mai la Toscana ora è diventata contendibile per il centrodestra? La Toscana, devo dire la verità, non è diventata contendibile da oggi, perché io sono diventata sindaco qualche anno fa, quando nessuno l'avrebbe mai detto. Abbiamo vinto 6 capoluoghi di provincia su 10. Noi 6 capoluoghi di provincia su 10 in Toscana li governa il centrodestra con le liste civiche. Massa, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, Grosseto, sono tutti governati da bravissimi sindaci che tra l'altro stanno dando un grande sostegno alla mia candidatura. Quindi la Toscana in realtà ha già cominciato a cambiare verso, e tanti elettori di sinistra, della sinistra anche più radicale, hanno cominciato o a non credere più alle promesse del centro-sinistra e quindi non andando a votare, o a votare noi. Ma perché secondo lei? Perché degli elettori di sinistra, tradizionalmente di sinistra, devono votare una leghista? Ma intanto sui temi, l'ho anticipato un pochino prima, sui temi sociali, di cui la sinistra si è totalmente disinteressata e ha abbandonato le fasce più deboli. I lavoratori. Ormai la sinistra non difende più, il centro-sinistra toscano, non difende più chi lavora e che quindi si alza la mattina, deve pagare le tasse, deve faticare contro una burocrazia incredibile, ma difende le banche sicuramente, brava, e le fasce assistite, comunque quelle che non lavorano, tra gli immigrati noi vediamo questa dicotomia. Ci sono gli immigrati regolari che lavorano, che ci dicono che ci votano, sono gli altri che magari vengono qui per non lavorare, che sono difesi e tutelati da una certa sinistra. Quindi un tempo forse la sinistra con Berlinguer difendeva i lavoratori, oggi invece è più il sindacato di coloro che non hanno tanto voglia. Allora, io ho cercato un po' dappertutto su internet un suo aggancio con la squadra toscana per eccellenza, la Fiorentina, per capire se lei era tifosa, e non ho trovato nulla. Lei è tifosa? Allora, io in tutta onestà non mi intendo di calcio, quindi questo lo dico, e poi sono di Pisa, quindi non tifo Fiorentina, però... E anche sui tifosi fiorentini abbiamo tanto da dire. Oggi, non so per chi segue un po' di calcio, Rocco Commisso, che è un imprenditore italo-americano che ha deciso di investire sulla Fiorentina, vuole fare lo stadio a Firenze, non glielo fanno fare perché la burocrazia, sull'Artemio Franchi ci sono le soprintendenze che quindi bloccano, e la stessa politica non è stata capace di sbloccare la situazione del restauro dell'Artemio Franchi. Lo vogliono fare un pochino fuori da Firenze per farlo più grande, ma anche lì ci sono i veti incrociati del sindaco di Firenze e degli altri sindaci della Fiana. Quindi abbiamo una situazione paradossale, che un imprenditore che vuole venire nel nostro paese, nella nostra Toscana, a rilanciare la squadra, costruire lo stadio, creare sviluppo,
non lo può fare per la burocrazia e la politica del Partito Democratico, perché non si mette d'accordo. Io non tiferò Fiorentina, ma posso garantire a Commisso e ai fiorentini che se sarò presidente mi impegnerò al massimo per svincolare dai lacci e lacciuoli questa situazione, e per quindi dare uno stadio a Firenze degno della città e della tifoseria. Siamo in chiusura, ancora due domande veloci veloci. Se fosse eletta presidente o presidentessa? Io da sindaco mi facevo chiamare sindaco e da presidente poi mi chiamino un po' come vogliono, basta accetterei anche presidentessa, basta fare le cose, poi come le chiamiamo non importa. Prima di salutarla, se non avesse fatto politica, la politica, che altro lavoro avrebbe scelto nella sua vita? Le dico una cosa che la stupirà, ma io cominciai, mentre facevo l'università, a scrivere per un giornale perché volevo fare la giornalista. E poi, siccome avevo cominciato, mentre appunto studiavo, a fare anche politica da consigliere comunale, mi dissero al giornale, non faccio il nome di quale fosse il giornale, però mi dissero: devi scegliere se fare politica, perché comunque la tua posizione potrebbe un po' da danneggiare anche la tua carriera giornalistica, o fare giornalismo. E ormai comunque la mia passione per la politica, per la Lega, era cominciata, era sbocciato l'amore e la politica scelse me, diciamo. Però la prossima vita farà la giornalista, ma non politica, costume e società, che dice, cronaca. Ecco, io ho avuto la fortuna di conciliare la mia grande passione, che è quella per la politica, per la Lega e per il mio impegno, ecco, politico, e è diventato poi il mio lavoro in poco tempo, perché comunque ho iniziato a fare politica a 24 anni, sono diventata sindaco a 29 e ora sono europarlamentare a 33. Forse potrò diventare anche presidente della Regione Toscana, tra poco i cittadini sceglieranno, e quindi ho avuto anche poco tempo per guardarmi intorno, però nel mio futuro sogno anche, chissà, di tornare alle mie vecchie passioni, quindi perché no, dedicarmi al giornalismo politico sarebbe una cosa che mi darebbe soddisfazione, ma adesso una cosa per volta, pensiamo alla Toscana. Bene. Allora, questo incontro con Susanna Ceccardi, candidato alla Regione Toscana, candidato del centrodestra alla Regione Toscana, termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito con attenzione, nonostante l'ora tarda della sera, magari l'umido. E, vi ringrazio tanto per averci seguito, per averci applaudito e vi auguro una buona continuazione di serata. Alla prossima. Grazie. Grazie a Sonia Sarno, grazie a Susanna Ceccardi. Facciamo la foto. Poi tutti i ragazzi che vogliono fare una foto ci mettiamo qua sotto e facciamo tutti una foto insieme.